È un'offerta turistica che non delude le aspettative, quella presentata alla Toscana, all'Hotel Baglioni di Firenze, dall'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano. Anche per l'estate imminente, il capoluogo altoatesino mette sul piatto una serie di iniziative di altissimo livello e in grado di accontentare gli interessi più disparati. Per scoprire la sua storia e le sue tradizioni, l'azienda di soggiorno offre molteplici possibilità. A cominciare dalla Bolzano Card, prezzo 28 euro per gli adulti, 16 euro per i ragazzi, valida 3 giorni, che dà diritto ai possessori ad un ingresso gratuito ai musei e castelli di Bolzano, agli oltre 80 musei dell'Alto Adige con tematiche più diverse, alla partecipazione gratuita alle visite guidate della città, alle escursioni nei parchi naturali dell'Alto Adige e al noleggio gratuito delle biciclette dell'azienda di soggiorno. Poi i musei, le mostre, gli spettacoli, i festival di alto livello che Bolzano è in grado di offrire, nella consapevolezza, come ha sottolineato Klaus Ladinzer, vice sindaco e assessore al turismo del comune di Bolzano, che Noi non dobbiamo più pensare solo ad organizzare delle cose che poi dopo la gente venga solo perché tu fai un manifesto o fai la pubblicità così anonima. Le cose vanno sentite, le cose vanno sentite sia come organizzazione, sia come presentazione di una città e di una realtà. E poi dopo c'è sicuramente anche il mangiare e il bere che incidono fortemente sugli effetti che quando uno torna da qualche parte del mondo, dalle ferie o quant'altro, porta a casa sua. Si sente bene quando è stato ospitato bene, quando è stato accolto bene, ma quando ha anche vissuto bene. Una caratteristica per la quale Bolzano è molto apprezzata dai turisti è la mancanza di percorsi o locali per turisti. Come ha ben spiegato ai nostri microfoni il presidente dell'azienda di soggiorno e turismo, Dado Duzzi. L'ospite, non essendoci i cosiddetti locali tipicamente per gli ospiti, tipicamente turistici, l'ospite si mescola esattamente come uno qualsiasi di noi in quelli che sono i nostri stili di vita e quindi l'ospite ha contatti diretti con quella che è la nostra popolazione locale, quindi vive i nostri ristoranti, vive i nostri bar, vive quindi tutte le sfaccettature della nostra vita quotidiana e questo credo che sia anche, che faccia parte anche di quel bagaglio di emozioni che l'ospite cerca quando va a visitare un luogo, magari nuovo, o a riscoprire un luogo che già conosce. Bolzano è una delle mete turistiche che meglio ha reagito alla crisi economica, mantenendo i propri standard turistici su elevati livelli. Il segreto di questo successo, come sottolineato da Roberta Agosti, direttrice dell'azienda, Credo che sia una combinazione di tutto, quello che abbiamo parlato dell'emozione, quindi di quello che è capace di offrire il territorio, il rapporto giusto fra la qualità e il prezzo, quindi l'offerta alberghiera in primis, ma anche tutti quelli che sono gli altri stakeholder del territorio, dai trasporti che funzionano alla centralità della montagna, alla centralità dei valori che l'Alto Adige dà sempre quando parla di turismo. Questo è un valore imprescindibile nel momento in cui smetteremo di credere nel territorio e non lo presenteremo a chi ci visita, credo che avremo dei problemi.